Eccoci al nuovo capitolo dei riti di ordinazione in rapporto dell'ecclesiologia. La volta scorsa ci siamo occupati dell'episcopato, scoprendo come il rito di ordinazione episcopale si incentri sostanzialmente sulla successione apostolica, come la modalità propria del vescovo di essere al servizio della Chiesa, e in questo sia il cambio di preghiera di ordinazione sia l'ecclesiologia del Vaticano II sono in perfetta sintonia. Oggi affrontiamo il tema della ordinazione dei presbiteri e l'ecclesiologia. Anche qui entriamo, secondo il metodo mistagogico, in cattedrale mentre si celebra l'ordinazione di un presbitero. Il pontificale, dicevamo già l'altra volta, è estremamente lucido in questo: un vescovo, i presbiteri e i diaconi. Proviamo ad analizzare innanzitutto la chiamata dei presbiteri. Come avviene la chiamata? Abbiamo visto quella del vescovo. Quella dei presbiteri ha alcune caratteristiche leggermente diverse, ma molto significative. Anche questa ordinazione avviene non più durante la liturgia della parola, o meglio dovremmo dire nel graduale, nel salmo graduale, ma avviene dopo il Vangelo, proprio per la ragione che dicevamo già nel precedente incontro, e cioè che l'ordine sacro è un Vangelo per la Chiesa. Quindi immediatamente dopo la proclamazione del Vangelo avviene la chiamata al presbiterato. Così la stessa cosa sarà per il diaconato. Chi chiama? Il diacono che ha proclamato il Vangelo. Questo è un elemento che ha un suo significato teologico di grande rilevanza, perché l'ordine sacro è un Vangelo per la Chiesa. Lo stesso diacono che ha proclamato il Vangelo chiama all'ordine sacro. Si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri. Al di là del fatto che le ordinazioni sono ormai poche, è molto significativo che l'edizio tipica inizia proprio con l'immagine di una chiesa che si riunisce per l'ordinazione di più sacerdoti, più presbiteri, e il diacono chiama. A questa chiamata segue una risposta del candidato o dei candidati, e la risposta è nell'espressione «eccomi». Da dove viene questa espressione? L'espressione è tratta dalla lettera agli Ebrei al capitolo 10, che cita il Salmo 40. Il Salmo 40 nella versione greca, perché come voi sapete dal passaggio dall'ebraico al greco spesso le traduzioni hanno avuto dei significativi rimaneggiamenti di valore di significato. Il testo ebraico parla di un orecchio sfondato per ascoltare la parola, e invece la versione greca parla di un corpo dato. Ecco, leggiamo nella lettera agli Ebrei: per questo entrando nel mondo Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Capite che questa espressione facilmente si riconduce al mistero dell'incarnazione. Il verbo riceve un corpo. Ecco, non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato, allora ho detto: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto prima: non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, cose tutte che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Con ciò stesso abolisce il primo sacrificio per stabilirne uno nuovo, ed è appunto per questa volontà che noi siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, tutti una volta per sempre. Ecco, allora è un eccomi legato al mistero dell'incarnazione. Qui non si tratta di avere degli eroi che con uno slancio di generosità infinita si offrono a Dio per il ministero presbiterale. Qui è una cosa molto più profonda, molto più vera, che non si fonda sulle nostre capacità, perché chi di noi può promettere una vita donata per sempre? Siamo fragili, siamo pieni di contraddizioni. È un eccomi cristologico quello che ci mette in bocca la liturgia. Ci chiede di essere come Cristo, con Cristo nel mistero dell'incarnazione, nel mistero di un corpo dato per essere donato,
per essere offerto, per essere strumento di salvezza. Quindi, vedete, qui non si tratta di scoprirci eroi solitari che con un senso modesto di autocritica pensa di poter davvero fare cose grandi, qui si tratta di metterci alla sequela di Gesù Cristo, delle sue scelte, del suo mistero d'amore che nell'incarnazione diventa la premessa indispensabile per il mistero pasquale. Dopo questo eccomi, la richiesta da parte della Chiesa. E qui è un presbitero designato a questo scopo. In realtà poi nei prenotanda il pontificale parla di un presbitero delegato alla formazione. Per cui in realtà ci sono due versioni all'interno del pontificale. Un presbitero designato che potrebbe indicare qualcuno che il vescovo incarica di questo ministero nella Chiesa. Dall'altra la formazione, voi sapete, ormai coincide inevitabilmente con strutture interdiocesane, quindi di solito è il rettore che fa questo tipo di richiesta. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri. È interessante notare che la richiesta non è fatta dal soggetto. Qui, lo dobbiamo dire, il codice di diritto canonico si pone in un'altra prospettiva, perché per essere ordinati va fatta una richiesta scritta, esprimendo la propria volontà ad essere ordinati. La liturgia è più spirituale, mi viene da dire, è la Chiesa che lo chiede, è la Chiesa che lo chiede. Certo, la Chiesa sa essere estremamente rispettosa della persona, ma il soggetto che chiede l'ordinazione non è il candidato, ma è la Chiesa. È la Chiesa che chiede che il nuovo presbitero venga ordinato. Qui vi faccio subito notare, e poi lo rivedremo perché mi pare per almeno 8 volte la cosa è presente all'interno del pontificale italiano, il termine che c'è dietro siano ordinati presbiteri, nell'edizio tipica è ad onus presbiterii ordines, siano ordinati alla responsabilità del presbiterio. Tutte le volte che nell'edizio tipica si trova la parola presbiterio, in italiano è stata tradotta presbiterato. Non lo so per quale ragione, probabilmente perché non ci si rendeva conto negli anni delle traduzioni, delle prime traduzioni, del significato, certo complementare ma diverso, tra presbiterato e presbiterio. Poi lo vedremo. Vi faccio una piccola annotazione storica. Quando uscì l'edizio tipica, i vescovi desideravano subito utilizzarla e allora furono autorizzate dalla Santa Sede alcune traduzioni ad experimentum. Bene, in queste traduzioni non si trova mai il termine presbiteriato né presbiterio, ma sempre sacerdozio. Il termine latino presbiterium viene sempre tradotto con sacerdozio. Una lettura imprecisa, a questo punto dobbiamo dire, ma che non dobbiamo, per la quale non dobbiamo colpevolizzare i nostri padri, perché non c'erano gli strumenti teologici per interpretare in maniera corretta il termine presbiterio e presbiterato, perché tutta la teologia dell'ordine coincideva con la teologia del sacerdozio, dove vescovo e preti, sostanzialmente letti alla luce dell'Eucaristia, hanno la stessa responsabilità pastorale e sacramentale. Vaticano II dirà invece che i vescovi sono un grado dell'ordine diverso dal presbiterato, è un sacramento vero e proprio, ma questa cosa ha avuto bisogno di tempo per essere recepita poi anche nella prassi pastorale. Per cui le prime traduzioni parlano sempre di siano ordinati sacerdoti al sacerdozio, presbiterato e presbiterio non compaiono questi termini nelle prime traduzioni. Questo ci sta a indicare questa fatica che è fisiologica nella Chiesa a recepire il Concilio. Bene, è la Madre Chiesa che chiede l'ordinazione. Questo è vero anche nel pontificale precedente al Concilio, quello che ha nella sua ultima edizione del 62, l'ultima edizio tipica. Però con una variante, perché mentre nella liturgia attuale, dopo averne chiesto la dignità, sei certo che ne siano degni, dalle informazioni assunte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, possa attestare che ne sono degni. Il vescovo conclude, con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo nostro Signore, noi scegliamo questi nostri fratelli per dono del presbiterato.
Vi faccio notare anche qui una piccola variazione, però significativa, nell'edizio tipica. Qui si parla di coloro che ne hanno curato la formazione. In realtà nell'edizio tipica ci si rivolge alla testimonianza di coloro a cui compete dare testimonianza. Noi l'abbiamo ridotto alla formazione. Ecco. Vedete, anche qui c'è una logica leggermente diversa, perché non compete solo a coloro che ne hanno curato la formazione, ma compete al popolo di Dio esprimere un parere, perché se è la Madre Chiesa che lo chiede, evidentemente è la comunità cristiana che può e deve esprimere un suo parere sulla ordinazione di un presbitero. Ecco, questo è un altro piccolo particolare che mi piaceva risottolineare. Anche qui troviamo ancora una volta il termine presbiterio. Scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del presbiterio, dice l'edizio tipica, e qui anche qui viene tradotto con presbiterato. L'altra cosa interessante è che qualche volta questa diventa l'occasione per l'elencazione dei meriti, no? Ah, ma lui è stato bravo, ha fatto questo, poi è andato lì, è stato benissimo, tutti dicono bene. In realtà non è un problema di meriti, ma è un problema di idoneità, ecco, è leggermente diversa la cosa. La cosa però più interessante di tutti è la conclusione. Oggi è la comunità che dice, dopo la elezione da parte del Vescovo, perché è il Vescovo che deve fare le elezioni, questo San Giovanni Crisostomo è lucidissimo in questo, perché la comunità può scegliere, diceva lui, anche per ragioni diverse, perché è uno tranquillo, è uno che c'ha i soldi, succedeva questo ai tempi di Giovanni, quindi non chiederà nulla alla comunità per essere aiutato a vivere, visto che si dedicherà un po' anche a questo. Allora Giovanni dice l'ultima parola è del Vescovo, e ha ragione, ancora è così, l'ultima parola è del Vescovo che dice eleggiamo questo nostro fratello. Chi risponde è la comunità. Nel pontificale precedente, chi dice Deo gratias non è la comunità, ma è il Vescovo. È il Vescovo stesso che dice, e leggiamo questo nostro fratello, Deo gratias. Abbiamo un prete in più. Perché si era persa quella che poi vedremo essere la destinazione ecclesiale del ministero. Questo tenetelo intanto da una parte, poi su questo ci ritorneremo. Dicevo che è la Madre Chiesa quella che chiede l'ordinazione dei nuovi presbiteri. È molto importante che sia designata con il termine di madre, così come la lettera ai Galati ci parla della Chiesa come realizzazione storica della Gerusalemme celeste. Perché è importante? Intanto perché ci richiama alla comune radice battesimale, cioè quello che ci unisce, ci rende tutti pienamente idonei, tutti pienamente pieni di dignità, è l'essere battezzati. Quindi c'è una radice comune che è il battesimo. Ma se è una madre, la madre nutre, fa crescere, c'è il richiamo a una rete simbolica di accompagnamento, discernimento, interazione tra il singolo e la comunità. E inoltre, se è una madre, è una madre che genera, che non si limita, è davvero l'orizzonte del mondo, quello a cui viene chiamato il ministero ordinato. È un'opera collettiva della Chiesa, perché questa madre ha tanti figli, ed è un ministero ordinato all'edificazione della Chiesa, è per la Chiesa e non per realizzazioni di progetti personali. E infine è da riconoscere che come l'essere madre e figlio varia nelle culture, nel tempo, così anche i criteri di idoneità e di scelta variano nel tempo e nello spazio. Proprio perché è una madre che chiama nella condizione storica presente, nell'oggi della Chiesa, che non è l'oggi di 100 anni fa, di 50 anni fa, che in Italia non è l'oggi di paesi extraeuropei, Africa, Asia, India, non è la stessa cosa. Perché oggi non è più il Vescovo a dire Deo gratias? Perché c'è stata una svolta storica nel tema della chiamata. E cioè, se i primi secoli della Chiesa vedevano la comunità protagonista della scelta dei propri presbiteri, diaconi, proprio perché era evidente la destinazione ecclesiale del ministero ordinato, man mano che i secoli passano, e soprattutto la svolta decisiva sarà con Gregorio VII, come accennavo l'altra volta,
Ecco, con Gregorio VII avviene una grande svolta. Il clero diocesano è in una situazione morale degradata, ci sono molti problemi. E Gregorio, da buon monaco, dice: diamo un indirizzo preciso alla vita anche dei preti diocesani. Rendiamoli un po' monaci. L'effetto poi sarà che anche i monaci vorranno diventare preti. E poi da quel momento in poi l'essere prete anche diocesano diventerà una forma di vita consacrata, diremmo noi oggi, quasi di vita religiosa, di via di santificazione, che poi nel XVII secolo, XVI-XVII, con la scuola francese, verrà totalmente equiparato alla chiamata alla vita religiosa. Così come un religioso sente nel suo cuore il desiderio di seguire Gesù e lo realizza, così nel cuore si sente la chiamata all'ordine sacro e si cerca l'ordinazione per realizzare una propria via di santità. Ecco, in realtà il recupero del soggetto Chiesa come destinatario di questa azione materna della Chiesa che chiama significa recuperare la chiamata all'ordine sacro come certo per la persona una via di santità, ma non finalizzata essenzialmente a questo, soprattutto finalizzata alla realizzazione della comunità cristiana, all'edificazione della Chiesa. Ecco, voi sapete che con il Vaticano II il recupero della santità come chiamata universale di tutti i credenti permette ad ogni condizione di vita di essere luogo di realizzazione della piena conformazione a Cristo, quindi della santità. Anche da questo punto di vista c'è un cammino ecclesiologico dentro il rito di ordinazione. Quindi entriamo, come dicevamo l'altra volta, nel mistero di Cristo, unico e sommo sacerdote, e incarniamo anche nel ministero ordinato, insieme al popolo santo di Dio, dentro il popolo santo di Dio, incarniamo un aspetto della vita cristiana nella forma del ministero. Cristo sommo ed unico sacerdote. Il rito continua con l'omelia, quindi c'è stata la chiamata, come nell'ordinazione del vescovo. Poi il vescovo nell'omelia spiega il senso di quello che sta per accadere, quindi cosa vuol dire che ti ho chiamato a questo, vi abbiamo chiamato a questo, anche questo testo proposto come indicativo, che non è di per sé da leggere, è una sorta di canavaccio con i principali temi teologici che riguardano il ministero ordinato, sia in rapporto alla Chiesa, sia in rapporto ai candidati all'ordine sacro. È davvero un collage molto molto interessante di testi del Concilio, della scrittura, che non è difficile riconoscere anche dalla semplice lettura. Terminata questa omelia, ecco che entriamo in un nuovo momento della liturgia, un momento che non era previsto nel pontificale precedente, il momento degli impegni degli eletti. È interessante notare, dicevo, che questo testo non si trova nel pontificale del 62. C'era soltanto una richiesta di obbedienza e di perseveranza nel ministero che veniva fatta alla fine della liturgia, prima della seconda imposizione delle mani, perché non so se lo sapete, ma nel pontificale precedente esistevano due momenti in cui venivano imposte le mani. Uno che è legato alla preghiera di ordinazione, come è anche attualmente, uno verso la fine dell'ordinazione venivano di nuovo imposte le mani per il perdono dei peccati. Veniva donato lo Spirito Santo, quello che Gesù la sera di Pasqua dà alla comunità: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Bene, prima di quella nuova imposizione delle mani veniva chiesto al ministro, al candidato al ministero, la promessa di obbedienza e di stabilità nel ministero, ma non veniva chiesto se era disponibile a vivere un certo tipo di ministero. Per quale ragione? Perché se io ti do semplicemente un potere, io non ho bisogno di chiederti come lo userai, io ti trasmetto un potere, tu usalo. Ma se io ti chiedo un servizio alla Chiesa, allora evidentemente devo dirti: guarda che servire a casa nostra vuol dire questo, questo e questo. Non ti trasmetto un potere, ma ti chiedo di diventare servo. E il servo fa queste cose. Sei disposto a fare queste cose? Per questa ragione si è resa necessaria una rilettura del ministero a partire dal compito che il presbitero è chiamato a svolgere. E questa, ripeto, è una novità. Dove sono andati a cercare ispirazione per queste nuove richieste, per questo precisare in cosa consista il servizio e non il potere?
sono andati a ispirarsi al pontificale romano germanico che è del X secolo. Qui vi ho fotografato proprio il testo dell'archivio Bugnini che ci racconta cosa sono andati a cercare questi grandi studiosi che hanno fatto la riforma, e hanno trovato che nel pontificale romano germanico venivano fatte alcune richieste interessanti, ma che poi chiaramente sono state rilette alla luce del Vaticano II, perché il ministero ordinato è molto legato alle esigenze della Chiesa. Nel X secolo le esigenze erano diverse da quelle del XXI secolo, quindi evidentemente si furono riletti questi compiti, questi servizi alla comunità da parte dei ministri alla luce della teologia sul ministero ordinato che emergeva soprattutto dalla Lumen Gentium e di riflesso dalla Presbyterorum Ordinis. E andiamo quindi agli impegni degli eletti. Figli carissimi, prima di ricevere l'ordine del presbiterato dovete manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli obblighi, gli impegni. Volete esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado dei presbiteri come fedeli cooperatori dell'ordine dei vescovi. Ecco, si comincia a dire subito una cosa, che non si può comprendere il presbiterato se non in relazione all'episcopato. Si è cooperatori dell'ordine dei vescovi. Lo mettiamo lì, perché poi vedremo che questa cosa. Ma si precisa subito anche lo scopo di tutto questo. Perché i vescovi hanno bisogno di cooperatori? Ecco, per servire il popolo di Dio. La destinazione ecclesiale del ministero è subito chiara. Qui non si tratta di ricevere un potere, non si tratta di aprire per queste persone una via di santità, si tratta di servire il popolo di Dio. Certo, sarà poi via di santità, sarà l'esercizio anche di un'autorità, ma tutto in funzione di un popolo da edificare. E allora era chiaro che doveva essere il popolo di Dio a dire Deo gratias e non il vescovo da solo. Sì, lo voglio. Volete adempiere degnamente, sapientemente il ministero della parola, nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica. Il ministero della parola viene subito messo davanti ai nostri occhi. Volete celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa? Ecco l'altro elemento, i misteri di Cristo, la celebrazione. E ancora, volete insieme con noi, ci ritorna, insieme con noi, implorare la divina misericordia per il popolo a voi affidato. Notate che qui non dice con l'ordine dei vescovi, ma con noi. Vedremo che questo è un cambio di prospettiva interessante. Implorare la divina misericordia. Insieme con noi implorare la divina misericordia. Per il popolo a voi affidato, dedicandovi assiduamente alla preghiera, come ha comandato il Signore, sì, lo voglio ancora una volta, e poi volete essere sempre più strettamente uniti a Cristo, sommo sacerdote, e come vittima pura sia offerto al Padre per noi, consacrando voi stessi a Dio insieme a Lui per la salvezza di tutti gli uomini. E qui cambia il tono, perché qui non viene presentato un compito, un servizio alla comunità, ma viene chiesto al soggetto o ai soggetti che vengono ordinati se è disposto a giocare totalmente te stesso per il ministero che ti viene oggi richiesto. Cioè, in altre parole, ancora una volta, come abbiamo visto per il vescovo, vuoi esercitare il tuo essere popolo sacerdotale mentre svolgi il ministero di presbitero? Ricordate Agostino: per voi sono vescovo, con voi sono cristiano, il primo nome mi riempie di timore, il secondo mi dà pace. E se faccio bene il vescovo è solo per non essere ingrato a colui che per me ha dato se stesso e che mi ha legato a sé nel battesimo. Per non tradire il battesimo faccio bene il vescovo, diceva Agostino. E qui il prete dice, per non tradire il battesimo cercherò di fare bene il prete, per non tradire il battesimo. Qui vi faccio notare che la risposta è mutata proprio perché è l'indirizzo diverso. Qui bisogna chiedere l'aiuto a Dio.
con l'aiuto di Dio potrò vivere il mio essere battezzato popolo sacerdotale. Poi a esplicitare concretamente questo dare totalmente te stesso la promessa di obbedienza, che è all'interno dell'esercizio del popolo sacerdotale, perché l'obbedienza non è solo dei preti, di tutta la Chiesa. L'obbedienza è la capacità di adempiere alla parola ascoltata, obbaudire. Ecco, obbedire è un compito della Chiesa. I preti lo vivono in una relazione particolare con il Vescovo, certo, ma dentro questo essere popolo sacerdotale. E allora prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza. Questo poi va detto, ci sarà anche un passaggio dalla prima edizio tipica alla seconda, che per i religiosi viene proposto un testo alternativo, un testo che dice: prometti al vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza, proprio perché il religioso vive questa situazione di doppia appartenenza alla famiglia religiosa e al ministero diocesano. È indubbiamente, a mio parere, una sorta di piccolo compromesso per tenere insieme le due dimensioni. In realtà, come vedremo, ci sono dei problemi dietro a questa questione, anche ecclesiologici, sul ministero ordinato e così via. A questo punto segue l'invocazione dei santi, i candidati sono stesi a terra come era per i vescovi. Chiaramente per i vescovi le litanie prevedevano l'elenco di tutti gli apostoli, per i preti soltanto alcuni. Ecco, per quella ragione che dicevamo l'altra volta, è chiaro che nella successione apostolica si invocano tutti gli apostoli, non possiamo dimenticarne qualcuno, ovviamente Giuda Iscariota non lo invochiamo, mentre per i presbiteri vengono invocati soltanto alcuni degli apostoli, poi santi presbiteri e così via, ogni genere di situazione di santità. Sull'esercizio del sacerdozio del popolo di Dio mi piace leggere questo testo di Benedetto XVI quando scriveva: le anime costano il sangue di Gesù e il sacerdote non può dedicarsi alla loro salvezza se rifiuta di partecipare personalmente al caro prezzo della redenzione. E questa è una cosa che deve farci riflettere, proprio il rapporto tra sacerdozio del popolo di Dio e ministero presbiterale, ministero sacro. C'è sempre una relazione tra queste due cose. Se da una parte, e questo il Concilio lo ha ripetuto, l'ex opere operato garantisce le nostre comunità di non dipendere dai nostri capricci, dall'altra sappiamo bene come il ministero ordinato sia intimamente legato alla capacità che la grazia suscita in noi di aderire al mistero personalmente. Ecco, in questo c'è una sorta di recupero di quella visione del ministero ordinato che il protestantesimo ha assolutizzato come imitazione della forma di vita degli apostoli. Ecco, certo, noi non possiamo dire che il ministero lo fa la vita apostolica. Noi sappiamo che è un carisma, c'è un'epiclesi, c'è un carattere, al di là del significato di questo termine, ma dall'altra dobbiamo riconoscere che l'imitazione della vita apostolica, quindi vivere il Vangelo nello stile dell'autenticità, è indubbiamente una premessa molto importante per il ministero.